Lei da dove viene? Da Bari. A che percentuale di raccolta differenziata siamo in Italia? Non lo so, un 50%. E nel suo comune? Un'alta, nel mio comune è alta, ma penso un 80%. Lei ha chiaro come vanno differenziati i rifiuti a casa sua? Allora, è un po' confusionario, perché da comune a comune varia e quindi tutte le volte è abbastanza complicato. E forse sarebbe meglio unificare un poco i criteri, ecco. Da dove viene? Bologna. Secondo lei, che percentuale di raccolta differenziata raggiungiamo in Italia? In Italia dovremmo essere intorno al 55-60%. E nel suo comune? A Bologna come va? C'è una buona differenziazione. Secondo me dovrebbero continuare a incentivare la raccolta, trovare il modo per invogliare i cittadini a fare la raccolta. E signora, lei da dove viene? Da Prato. La mia zona funziona, diciamo, bene, è una percentuale alta, non lo so, però in altre parti dove, insomma, sono stata anche qui, mi sembra un po' che non vada tanto bene, la percentuale un po' bassa. Secondo lei la percentuale di raccolta differenziata del suo comune quant'è? Ma sarà sicuramente l'80%, quindi bisogna prestare un po' d'attenzione, prestare attenzione sulle cose e tutto quanto si risolverebbe. Però basta al cittadino che abbia il buon senso di fare la raccolta differenziata come si deve. Da dove viene? Da Pordenone, Friuli Venezia Giulia. E che percentuale di raccolta differenziata raggiungiamo in Italia? Forse il 50%, forse. E nel suo comune? Noi andiamo molto bene, sul 90 e anche più. Buongiorno, lei da dove viene? Dalla costa amalfitana. Secondo lei in Italia che percentuale di raccolta differenziata raggiungiamo? Da Roma in giù quasi 80%. E il suo comune? Il mio comune è 100%. 100%. Quindi lei sa come si differenziano i rifiuti a casa? Sono operatore ecologico. Ah, bene, bene. Da dove vieni? Sicilia, ma studio a Firenze. Tra Firenze e la Sicilia? Firenze sicuramente molto meglio, da noi in Sicilia c'è ancora tanto da fare. Questo qua dipende soprattutto dall'inciviltà delle persone, principalmente. Poi si sente tanto parlare di economia circolare, per lei che cos'è? Riguarda l'economia ambientale, per gli ambienti, la raccolta di rifiuti o la protezione dell'ambiente. Economia circolare secondo me sta a significare il riutilizzo di prodotti, fare in modo che magari ciò che tu scarti possa essere utilizzato in un'altra maniera. L'economia circolare secondo me vuol dire che dai rifiuti tu puoi sfruttarli per fare altre cose, come dalla plastica puoi fare il pile o dal vetro puoi prendere altre cose. Ma si tratta di cercare di riutilizzare al meglio tutti i rifiuti che noi produciamo. Sente tanto parlare di economia circolare, che cos'è secondo lei? Non lo so, non glielo so dire, che cos'è? Tanto parlare di economia circolare, che cosa significa? Non l'ho capito ancora, guarda. E che cos'è l'economia circolare? L'economia circolare è tutto questo sistema di cose che influiscono sul fabbisogno di tutto. Speriamo bene, in bocca al lupo.